Saranno presentate sabato 16 a Tricesimo le località di partenza ed arrivo del Giro Rosa 2017 che, come noto, partirà dal Piemonte per chiudersi proprio in Friuli dopo anche due tappe nel VCO. Ecco come saranno le due giornate del Giro d'Italia femminile nel nostro territorio. Intanto Verbania, che non ospiterà solamente una tappa, bensì la grande partenza dell'evento, ovvero vedrà la presenza della carovana almeno due giorni prima della tappa inaugurale per le operazioni di accreditamento e per la presentazione delle squadre che prenderanno il via. La prima tappa, che aprirà la corsa venerdì 6 luglio, sarà una prova a cronometro con partenza ed arrivo a Verbania Pallanza. Presumibilmente una cronometro a squadre di una quindicina di chilometri con partenza da Largo Tonolli, la statale del lago sino a Fondo Toce per il Giro di Boa, il ritorno a Suna, via Castelli, viale Azzari, corso Nazioni Unite, via Vittorio Veneto e l'arrivo classico di piazza Garibaldi. Lasciata Verbania, la corsa diretta dal patron Giuseppe Rivolta non si fermerà nel VCO, bensì saranno affrontate tre frazioni tra Piemonte e Lombardia, per poi tornare in provincia martedì 10 luglio con la quarta tappa da Omegna a Domegna, una frazione che partirà dal centro sportivo di Bagnella e dopo un giro del Lago d'Orta ed un passaggio nel Vergante toccando Gignese, Armeno, Miasino ed Orta, terminerà sempre a Omegna il lungo Lago Gramsci.